le stelle di mercoledì, buona giornata a tutti, metà settimana. Chissà quante cose avrete in mente di fare, io mi auguro, anche in vista di maggio, giugno. Certo, compatibilmente con tutto quello che stiamo vivendo, con tutte le piccole o grandi ansie, che però aumentano, secondo me, il desiderio di libertà e di fare cose nuove. In tutto questo che sta capitando, forse il segno della Vergine è quello più pensieroso in questo momento. Pensieri che riguardano la vostra vita, privata e non, pensieri che riguardano anche la vostra forma fisica, forse perché ultimamente vi siete stressati tanto, avete avuto diverse difficoltà. Ecco, l'importante è non fermarsi e non rovesciare queste tensioni in casa. E sapete come siete fatti, tenete tutto dentro, poi quando certe situazioni non sono più gestibili perdete il controllo anche della vostra natura, che di solito è piuttosto equilibrata. Quindi in questo momento, nella migliore delle ipotesi, non vorrete vedere nessuno o comunque ve ne starete un po' in disparte, magari anche perché è giusto così. Due stelle per il Sagittario, vi ho detto che poi c'è un premio in arrivo, no? È come se in questo periodo voi osservaste una bella, so che siete golosi, torta in pasticceria, ma non riusciste a prenderla perché la pasticceria è chiusa. Quando apre questa pasticceria? Quando apre questo goloso periodo per tutti i Sagittario? Vi ho detto dal 10 maggio, ecco, quindi non vorrei sentire proteste l'11 maggio, dal 10 maggio, ma penso che voi abbiate già delle conferme, dicevo ieri, che i liberi professionisti, quelli che magari possono programmare per tempo alcune novità, sanno che sono stati chiamati per fare delle cose nuove, sanno che riprendono dopo un periodo di fermo. Certo che il periodo di fermo l'abbiamo vissuto tutti per i noti motivi che conosciamo, però alcuni segni forse ne hanno sofferto di più e il Sagittario da questo punto di vista è certamente tra quelli che sono stati un po' più repressi. Tre stelle per l'Ariete, sistemate cavilli, questioni legali, bollette in sospeso, cose particolari che riguardano anche la famiglia. Sapete che l'Ariete, quando è convinto di una cosa, ripete quella cosa fino a quando tutti la comprendono. In questo potreste essere anche scambiati per dei testardi, per delle persone anche insopportabili o insofferenti. Io vi apprezzo perché quantomeno dite la verità e vedrete che tante persone che vi danno contro presto vi daranno la ragione. Dal prossimo mese ne parlerò. Tre stelle per il segno zodiacale dei Gemelli. Qualche piccolo discorso da mettere in chiaro in casa, soprattutto per chi ha dei figli o dei parenti, magari una questione anche di carte, di soldi. C'è da dire che in questi giorni siete un po' sotto pressione, un po' nervosi, ma se guardo Saturno in buon aspetto, qui non mancano buone prospettive. Sono solo queste giornate ad essere un po' rallentate o magari fuori forma. Parliamo con il segno del Leone, tre stelle, anche per voi novità in arrivo. Magari le esperienze che state facendo adesso sono faticose, però poi corrisponderanno, sempre dopo la prima settimana di maggio, ad un grande ritorno in scena. Ma veramente grande. In questo senso devo incoraggiare, e lo faccio adesso proprio perché non avete grandi opportunità, le avrete a breve, tutti quelli che hanno un'idea in mente, magari l'hanno messa in un cassetto. Poi, per carità, se avete il partner giusto e l'età giusta, il 2022 da maggio, ma anche il 2023 potrebbero essere gli anni del matrimonio, della convivenza. Avete già dato da questo punto di vista e allora sarà l'anno in cui ve la godete. Attenzione però, perché siete ancora un po' preoccupati per gli esami. Ecco, i ragazzi, se preparati, andranno forte con Giove favorevole dal 10 maggio. Tre stelle per l'Acquario, questa giornata è un po' faticosa, vi ho detto, spiegato tante volte, che l'Acquario detesta le situazioni troppo ferme, troppo bloccate, troppo ripetitive. Però qui bisogna fare i conti un po' con l'oste, insomma, nel senso che non si può vivere una vita spericolata. Vasco Rossi, Acquario, lui canta, voglio una vita spericolata, però a volte questa vita non può essere troppo spericolata, quando abbiamo dei conti da saldare a fine mese, quando comunque abbiamo delle responsabilità per i figli, per la casa. Però una ricerca di una minima libertà è concessa all'Acquario. Oggi forse c'è tensione proprio perché certi ritmi saranno più faticosi del previsto. Voglio chiedere ai nati Toro, 4 stelle, di preservarsi, di proteggere anche le cose più importanti, la famiglia, l'amore, il lavoro, perché secondo me vi siete sentiti sotto attacco negli ultimi mesi o comunque avete dovuto affrontare dei problemi anche di tipo economico.
giornata buona per risolverli o comunque andare avanti. 4 stelle per la Bilancia. Avete tempo, allarghiamo un po' la situazione, fino a metà maggio per risolvere un problema che vi sta sullo stomaco e parlare con delle persone che magari stanno anche loro un po' esagerando con i toni della polemica. Cercate di sbrogliare una matassa. 4 stelle per il Capricorno. Dovete essere consapevoli della vostra capacità di rassicurare gli altri. Lo avete fatto da tempo. Voi siete un punto di riferimento per tutti, ma è anche vero che per questo motivo poi vi sentite carichi di responsabilità. Forse dovrete scaricarne qualcuna di queste responsabilità. 5 stelle per il segno del Cancro. Emozioni importanti in questo periodo. Forse anche della famiglia, eh? Non è detto per forza che l'amore sia legato alla coppia, può esserci amore per tutte le persone della famiglia, parenti, persone che vi danno gioia o che vogliono stare con voi. 5 stelle per lo Scorpione. E queste emozioni che vivete giorno dopo giorno sono ancora più forti oggi che la luna è in buon aspetto, quindi non vi resta altro che parlare e dire come la pensate. È sempre il segno dei Pesci top in questo momento, soprattutto i liberi professionisti, quelli che possono guadagnare a provvigione o devono ripartire dopo una fase di fermo. È difficile per tutti ripartire, ma voi avrete una marcia in più o magari un'idea in più o magari ancora avrete un sostegno in più, spero da parte di chi vi ama. Ciao, alla prossima.